Segnala in questa edizione l'ultima relazione pubblicata dalla DIA che scatta la fotografia delle infiltrazioni criminali. In Basilicata, Camorra, 'Ndrangheta e Sacra Corona Unita sfruttano l'ambizione delle nuove leve lucane per insinuarsi in regione. Anche ieri giornata tranquilla sul fronte coronavirus, in linea con l'andamento dell'ultima settimana. Sale rispetto ai giorni scorsi il numero dei test eseguiti nelle ultime 24 ore, 323, come fa sapere la task force regionale. Risultati tutti negativi, su un caso dubbio eseguito un secondo tampone. Bisognerà attendere la settimana prossima per sapere il nome del candidato sindaco alle prossime comunali di Matera, espressione della Lega. Lo si attendeva ieri da Salvini in città per l'inaugurazione della sede del Carroccio, ma nomi non ne sono stati fatti. Intanto a sfilarsi dalla papabile rosa il consigliere regionale Quarto. Crisi potenza calcio, il presidente Caiata e il sindaco Guarente al lavoro per salvare il club rosso-blu. Diverse le soluzioni sul tavolo, ma il tempo stringe. Le sue opere sono esplosioni di colore e originalità, il circolo La Scaletta di Matera apre le porte alla personale di pittura del giovane artista materano Sigillino. Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, ben ritrovati a questo appuntamento con l'informazione regionale di questo sabato 18 luglio. In primo piano, lo abbiamo sentito dai titoli, c'è l'ultima relazione pubblicata dalla DIA che scatta la fotografia delle infiltrazioni criminali in Basilicata. Camorra, 'Ndrangheta e Sacra Corona Unita hanno sfruttato le ambizioni delle nuove leve dei clan lucani per insinuarsi in regione. E quanto emerge dal report relativo al secondo semestre 2019. Sentiamo Fabrizio Di Vito. I grandi sodalizi criminali di Campania, Puglia e Calabria guardano sempre con più interesse alla Basilicata, sfruttando soprattutto la voglia di emergere delle nuove leve che in diverse zone della regione continuano a dedicarsi in primo luogo allo spaccio di sostanze stupefacenti. Preoccupano però anche le infiltrazioni nell'apparato amministrativo e nel tessuto economico produttivo, soprattutto nel materano. Sono questi gli elementi principali che emergono dall'ultima relazione della DIA, quella relativa al secondo semestre 2019. La direzione investigativa antimafia conferma il radicamento in entrambe le province lucane di sodalizi a connotazione familistica in un equilibrio tutto sommato stabile, tenuto conto della frammentarietà delle organizzazioni e dell'assenza di un vertice condiviso. Uno scenario reso ancor più frastagliato dalla presenza di gruppi criminali di diversa provenienza geografica, sia extra-regionale che straniera. Il business più fiorente è senza dubbio quello del traffico e spaccio di droga. Il maggior apporto nel locale panorama criminale, scrive la DIA, si manifesta nel narcotraffico, poiché le cosche calabresi, la camorra e la mafia pugliese continuano a rappresentare per gli storici gruppi criminali locali i maggiori mercati di riferimento per l'approvvigionamento degli stupefacenti da destinare al successivo spaccio nella regione. Ma la criminalità lucana non è solo droga. In particolare nella fascia costiera del Materano, scrive ancora la DIA, si evidenzia una tendenza al controllo monopolistico delle attività imprenditoriali anche attraverso sistematiche e pressanti attività di intimidazione. I settori più aggrediti in Basilicata sono l'agroalimentare, le attività commerciali, l'edilizia, gli appalti per le opere pubbliche o private, il ciclo dei rifiuti, l'indotto del turismo, tutti i settori dell'economia regionale in fase di espansione. Emblematico infine il caso di Scanzano Ionico, dove lo scorso anno il Consiglio Comunale è stato sciolto per le presunte infiltrazioni criminali. Secondo il Viminale, persone vicine ai clan sarebbero state favorite nell'assegnazione di appalti pubblici. E con l'accusa di concussione, il comandante della stazione dei carabinieri forestali di Noepoli, Giovanni Ricciardi, è stato arrestato. Il militare, originario di Chiaromonte, aveva chiesto denaro ad un pensionato di Noepoli con la promessa di sistemare un problema di abusivismo in un podere di proprietà dell'anziano. Ricciardi è finito in manette proprio mentre intascava i soldi. Ad eseguire l'arresto due giorni fa sono stati i suoi colleghi della compagnia di Senise. Sulla vicenda indaga la Procura della Repubblica di Lagonegro. Ricciardi è stato condotto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere.
Anche ieri giornata tranquilla sul fronte coronavirus, in linea con l'andamento dell'ultima settimana, l'ennesima all'insegna del segno zero sia per quanto concerne le persone guarite sia per le nuove positività. Sale rispetto ai giorni scorsi il numero dei test eseguiti nelle ultime 24 ore, 323 come fa sapere la task force regionale, risultati tutti negativi su un solo caso, risultato dubbio, si procederà con un secondo tampone. I casi di contagio in Basilicata restano 5. Nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Carlo di Potenza sono ricoverate 3 persone, la signora di Moliterno e le 2 donne di nazionalità moldava, mentre in isolamento domiciliare ci sono una 90enne di Matera e un 67enne di Grottole. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 43.697 tamponi, di cui 43.273 risultati negativi. Intanto la regione Basilicata ha adottato le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, approvata dalla conferenza delle regioni e delle province autonome il 9 luglio e recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 14 luglio. Lo stabilisce l'ordinanza numero 30 firmata dal Presidente Vito Bardi. Confermate le linee guida elaborate dalla Task Force regionale sia per la ripresa degli sport di contatto e di squadra, sia per lo svolgimento in sicurezza di ricevimenti per cerimonie ed eventi simili, insieme alle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità per la manutenzione degli impianti. Sono previste anche misure di sicurezza per le attività di trasporto pubblico locale. L'ordinanza è efficace fino al 31 luglio prossimo. In prima linea nei giorni bui e duri del coronavirus, lontano dal figlio e dai propri familiari, la Velo riabbraccia e celebra Pasqualina Conte, infermiera del San Carlo di Milano, la cui storia è stata raccontata anche sul New York Times. Ci racconta tutto Isabella D'Andrea. La sua storia era finita anche sul New York Times perché ben sintetizzava gli incredibili sforzi compiuti dal personale sanitario nel periodo clou dell'emergenza sanitaria. Pasqualina Conte da un paio di giorni si è ricongiunta con la sua famiglia a Lavello. Di giorni ne sono trascorsi altri 70. A metà aprile l'infermiera visual del pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Milano, di origini lucane, attraverso gli scatti di Antonio Calanni, aveva aperto le porte di casa agli italiani, facendosi ritrarre nella sua giornata tipo, divisa tra le faccende domestiche, i pochi momenti di dolcezza vissuti in compagnia del figlio, lasciato a casa dei genitori di una collega, e le lacrime versate sul posto di lavoro. Proprio il sindaco di Lavello, Sabino Altobello, la contattò telefonicamente per esprimerle vicinanze e stima. La mamma, che ha lottato in prima linea questa dura guerra, ha riabbracciato i genitori. Un momento speciale che ha condiviso insieme al figlio, che ha potuto così incontrare nuovamente i suoi nonni. E come promesso, il primo cittadino dauno nella sala consiliare ha conferito a Pasqualina una benemerenza civica come gesto di riconoscimento e gratitudine. Un encomio per l'applicazione e l'impegno professionale totale, tanto da sacrificare gli affetti familiari. Nel corso della breve cerimonia sono state ricordate anche le vittime della pandemia. Voltiamo pagina, bisognerà attendere la settimana prossima per sapere il nome del candidato sindaco alle prossime amministrative di Matera, espressione del centrodestra. Lo si attendeva ieri da Salvini, giunto nella città dei Sassi per l'inaugurazione della sede del Carroccio, ma nomi non ne ha fatti. Intanto a sfilarsi dalla papabile rosa è il consigliere regionale Pier Giorgio IV. Sentiamo Alessandro Panuccio. Per ora a Matera c'è la nuova sede della Lega, ma bisognerà aspettare ancora per vedere affissi alle vetrate i manifesti con il volto del candidato sindaco di centrodestra. Il nome lo si attendeva da Matteo Salvini, giunto nella città dei Sassi per il taglio del nastro della sede del Carroccio, che avrebbe dovuto segnare l'avvio della campagna elettorale per le amministrative 2020. Ma nomi non ne ha fatti, diversi sarebbero i profili da esaminare. I segnali lanciati sono di massima apertura e gli scenari quindi potrebbero essere molteplici, anche perché a sfilarsi dalla rosa dei papabili è il consigliere regionale Pier Giorgio IV, eletto alle scorse regionali nella lista Basilicata positiva del presidente Bardi. Ricoprire la carica di sindaco di Matera rappresenta la mia più grande aspirazione, rileva IV, ma oggi i tempi purtroppo non sono ancora maturi per una siffatta scelta. Resta per me fondamentale la fiducia ricevuta dagli elettori. Il mio obiettivo, ha aggiunto l'ex direttore della Coldiretti Lucana, è continuare a lavorare per il bene della regione.
A detta di Salvini, il partito starebbe effettuando le proprie valutazioni e ai nominativi già sul tavolo da tempo se ne potrebbero aggiungere altri, non per forza espressione del Carroccio. Dunque, l'accordo raggiunto nel centrodestra mesi fa potrebbe anche essere invalidato. Per me è un orgoglio che la Lega sia un punto di riferimento, poi non necessariamente sarà della Lega. C'è tanta gente che si sta avvicinando senza una tessera di partito in tasca, gente del mondo dell'impresa, del turismo, delle professioni, dell'economia, del commercio. L'importante è che sia una persona con le idee chiare, che non cambi idea o schieramento ogni quarto d'ora, e poi per 5 anni si lavora. Noi abbiamo un'idea di Matera fondata sullo sviluppo, sulla bellezza, sul commercio, sull'ambiente. Già oggi io incontrerò tranquillamente e riservatamente alcune persone, poi siccome vince la squadra, non vince mai solo il sindaco, ne parleremo anche con diversi esponenti della comunità di Matera e poi per quello che mi riguarda la settimana prossima si parte. L'annuncio potrebbe arrivare già la prossima settimana, intanto però il progetto Lega per Matera c'è e a sentire il leader viaggerebbe in senso contrario alla marcia del governo centrale. Lavoro e sicurezza, perché senza sicurezza non c'è libertà e purtroppo il fatto che gli sbarchi tornino a migliaia non è un buon segno né per Matera né per nessun altro, però al centro il lavoro a fronte di un governo che invece pensa solo all'assistenza e agli amici degli amici. Non basta dire quanto è bella Matera, bisogna arrivarci, ci vogliono dei collegamenti all'altezza di una città come Matera e io penso al turismo, il bonus vacanze del governo è una boiata pazzesca che non serve a niente a nessuno. Investire sul turismo significa investire in infrastrutture e rendere Matera raggiungibile e poi un turismo sostenibile, compatibile con l'ambiente ci può essere. Se il governo pensa di prorogare lo stato di emergenza a fronte di un'emergenza sanitaria ormai inesistente, la Lega farà le barricate dentro e fuori al Parlamento perché è un danno economico enorme per Matera ma per tutta Italia. Il solo annunciare che potremmo tornare a chiudere significa essere in malafede. Controlli straordinari dei carabinieri, in particolare sul lungomare e sull'arenile delle coste lucane, finalizzati al contrasto del fenomeno illegale della commercializzazione di prodotti contraffatti ed abusivismo commerciale. I militari della stazione di Metaponto, con l'ausilio della Polizia Municipale di Bernalda, hanno controllato i venditori ambulanti, sanzionato un commerciante 55enne originario del Bangladesh in assenza della prevista autorizzazione della Capitaneria di Porto per il commercio sulla spiaggia, contestato una violazione amministrativa ed il conseguente sequestro della merce per un valore complessivo di 200 euro circa. Andiamo in pausa. C'è un luogo dove il medico a suonare quando il malato ha bisogno. Un luogo dove i pazienti hanno un nome, non solo un numero. Un luogo dove alle cure mediche si aggiunge l'affetto intenso delle persone care. Un luogo dove il posto letto è sempre assicurato. È il luogo dove ci sentiamo più sicuri. Casa. Destina il tuo 5 per 1000 ad ANT. La tua firma oggi è indispensabile per continuare a curare gratuitamente a domicilio i malati di tumore. Fai ripartire la tua azienda con La Nuova, quotidiani, TV e web. Richiedi il tuo bonus pubblicità 2020, agevolazioni sugli investimenti pubblicitari e rimborso al 50%. Per informazioni contattaci al numero 0971 47 65 52 o tramite mail all'indirizzo info@lanuova.net. Eccoci rientrati in studio, riprendiamo il nostro telegiornale con la cronaca sindacale. L'avvertenza CMD, lunedì prossimo nuovo presidio davanti alla prefettura a Potenza. Lavoratori e sindacati non rinunciano al reintegro dei 14 dipendenti rimasti senza alcun sostegno. Sentiamo Rocco Romanelli. L'avvertenza dei lavoratori espulsi e sostituiti dalla CMD di Atella dura ormai da ottobre 2018. Una traversa senza fine in cui i lavoratori e le organizzazioni sindacali hanno caparbiamente posto ai tavoli moltissime proposte che avrebbero reso possibile l'assunzione a tempo indeterminato all'interno di CMD. Questa è la richiesta dei lavoratori che sono stati impiegati dall'azienda per periodi lunghissimi, anche 8 anni, sempre in somministrazione. A quanto pare gli accordi siglati prevedevano che già da gennaio l'azienda assumesse
stessi 14 lavoratori direttamente, ma ogni possibile intesa l'azienda ha risposto con il sistematico sabotaggio degli accordi, sottolineano le segreterie di FIM, FIOM, WILM, FELSA, NIDIL, evitando con ogni mezzo la stabilizzazione. Ma il tempo passa e oggi i lavoratori si trovano senza alcun reddito e con il diritto al lavoro disatteso nonostante gli impegni presi da CMD nelle sedi istituzionali. Nessuno di loro può accedere alle formule di sostegno al reddito che in questa fase di emergenza sanitaria sono stati messi in campo dal governo, sono invisibili. I sindacati non si rassegnano a questa condizione e chiedono nuovamente alla CMD di assumersi le responsabilità degli accordi sottoscritti e di quelli avallati, evidenziano le sigle sindacali con gli affidamenti da gentiluomini in regione Basilicata. I lavoratori saranno inoltre in presidio lunedì prossimo presso la sede della prefettura di Potenza a partire dalle 9:30. Un'iniziativa che arriva a distanza di pochi giorni dal sit-in inscenato alcuni giorni fa davanti ai cancelli dell'azienda che opera nella Valle di Vitalba. Uno spiraglio di luce per lo stabilimento Fonte Itala. Su iniziativa dell'assessore alle infrastrutture Donatella Mera, la Giunta regionale ha approvato un provvedimento che dà il via libera al subentro della società Givad, che aveva acquistato lo stabilimento di acque minerali in seguito al fallimento nello sfruttamento della concessione mineraria Nuova Itala nel territorio comunale di Atella. L'azienda quindi potrà intraprendere le attività di estrazione, imbottigliamento e commercializzazione delle acque minerali, così come i dipendenti potranno finalmente ritornare sul posto del lavoro. Dopo anni di fermo e tanti problemi, ha sottolineato l'assessore Merra, siamo riusciti a sbloccare la situazione. Fonte Itala è il classico esempio di uno stabilimento di piccole dimensioni nei confronti del quale un aumento spropositato dei canoni avrebbe prodotto effetti devastanti. La crisi del Potenza Calcio, il presidente Caiata e il sindaco del capoluogo di regione Guarente al lavoro per salvare il club rossoblù. Diverse le soluzioni sul tavolo, ma il tempo stringe. Sentiamo Luigi Santopietro. Meno di 20 giorni per risolvere la crisi societaria. Sono ore cruciali per il futuro e la sopravvivenza del Potenza Calcio. Dopo la conferenza shock di mercoledì qualcosa si è mosso. Nei primi due giorni dall'inizio ufficiale della crisi societaria, il sindaco Mario Guarente e il presidente del Potenza Salvatore Caiata hanno lavorato a stretto contatto giorno e notte per cercare delle soluzioni praticabili e soprattutto immediate. Il primo cittadino ed il numero uno dei rossoblù stanno provando a cercare soggetti interessati a dare man forte al sodalizio. L'intento sarebbe quello di coinvolgere un nutrito numero di piccoli e medi imprenditori potentini che possano dare appoggio e supporto economico alla causa. In questo contesto Caiata rimarrebbe al timone del club, ma con il sostegno di più soci che possano mettere insieme le risorse finanziarie per assicurare l'iscrizione e la partecipazione al campionato 2020-2021. Si cerca in pratica una risposta concreta da parte della città che negli scorsi mesi era clamorosamente mancata, se si accettano gli abbonamenti al buio dei tifosi. E se allora era stata più che altro la gente comune a rispondere presente, ora Guarente e Caiata sono in cerca di risposte concrete dalle forze economiche della città. Allo stato attuale non sembrerebbe praticabile l'ipotesi di una trattativa di cessione del 100% delle quote societarie, che nei giorni scorsi lo stesso Caiata non aveva escluso a prescindere. Alcune indiscrezioni avevano riportato in auge il nome del presidente del Francavilla, Antonio Cupparo, come il soggetto interessato in grado di poter rilevare in toto il Potenza. Ma l'entrata in scena del patron del Francavilla avrebbe significato il defenestramento definitivo di Caiata e al momento, nonostante le dichiarazioni di facciata, la questione non è trattabile. L'eventualità è stata inoltre smentita dallo stesso Cupparo. Quello che è sicuro invece è che di tempo non ce n'è tantissimo per trovare la quadratura del cerchio e per permettere al Potenza di poter partecipare anche l'anno prossimo al campionato di Serie C. Il 5 agosto scadono i termini per le iscrizioni al torneo e si dovrà sottoscrivere, tanto per cominciare, una nuova fideiussione bancaria di 350.000 euro, oltre a un impegno economico stimato dallo stesso Caiata intorno ai 2 milioni di euro. A Matera si riaccende la passione per il basket. Da lunedì partirà la campagna abbonamenti dell'Olimpia per la stagione sportiva 2020-2021 che vedrà la squadra materana protagonista del campionato nazionale di pallacanestro di Serie B. La società biancazzurra ha deciso rispetto allo scorso anno di ridurre il costo della tessera a 100 euro. Inoltre, al fine di garantire la sicurezza in campo e sugli spalti agli abbonati, sarà offerta la possibilità di scegliere preventivamente il proprio posto, che sarà numerato e distribuito
stanziato, ad eccezione dell'ipotesi in cui a sottoscrivere l'abbonamento fossero dei congiunti che avrebbero diritto a due posti attigui. Nella prossima stagione dovremo far fronte al problema comune a tutti relativo alla dimezzata capienza dei palazzetti, evidenzia il presidente Rocco Sassone, e per questo abbiamo adottato il principio di precauzione per garantire di assistere in sicurezza alle gare dell'Olimpia. Restiamo a Matera, è stata inaugurata nei giorni scorsi la personale di pittura del giovane artista materano Stefano Sigillino. Le sue opere sono esplosione di colore e di originalità, come ci dice Mara Risola. Forme pure ed essenziali, come se l'artista spogliasse il soggetto del superfluo. E poi tanto colore, dai toni brillanti ad impreziosire le sue figure. E lo stile di Stefano Sigillino, giovane artista materano, la cui personale di pittura è in mostra al Circolo Scaletta Old di Matera, in via Lucana. L'esposizione dal titolo Alla ricerca di Serafino è organizzata dal Circolo La Scaletta, che riparte e riapre al pubblico la prima storica sede del sodalizio, dove nel secondo dopoguerra si avvicendarono importanti personalità. Oggi quegli stessi spazi accoglieranno passione e talento dei giovani artisti del territorio, a partire proprio dal materano Sigillino, classe 92, che fino al prossimo 31 luglio esporrà circa 20 opere che comprendono disegni, linoleografie, dipinti e una videoinstallazione ispirate alla sua città d'origine, al suo mondo interiore, popolato da personaggi di fantasia, allegri e ribelli, proprio come Serafino, che dà il titolo all'esposizione. Quando penso a Serafino, penso a tanti diversi stati d'animo, penso un po' a chi può essere, a come può essere, a come potrebbe reagire se gli metti davanti la cioccolata, a come potrebbe reagire se gli metti davanti i broccoli bolliti. Lui spazia ovunque, corre ovunque, si mette sempre nei guai, si nasconde in continuazione, crea casini. Serafino, basta! Serafino non è altro che un insieme di tutte queste idee, tutte queste emozioni, tutti questi problemi, gioie, bellezze. È un insieme di tutto. Potrebbe essere il mio alter ego, come potrebbe essere anche la mia più grande distruzione. Basta! Alcune volte davvero diventa davvero impossibile. Hai visto che casino è combinato? E con i colori di Sigillino chiudiamo qui questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. La prossima alle 19. Arrivederci.